Sociale. Noi abbiamo qui il curatore di questa mostra, lui è Simone Casavecchia. Buongiorno. Buongiorno, la mostra sarà alla Biblioteca Angelica. A ricordare, insomma, ad anticipare questa mostra è anche un volume che ho qui, no? Di cui tra un po' farò vedere anche delle fotografie. Intanto cosa possiamo vedere in questa mostra fino al 28 febbraio? Oggi alle 18 alla Biblioteca Angelica di Roma inaugurerà questa mostra che racconta un Fellini un po' diverso. Proprio per il suo compleanno, per il suo centesimo compleanno, ho selezionato dal Centro Sperimentale di Cinematografia, le fotografie provengono da lì, delle foto molto curiose, linguacce, boccacce o espressioni molto divertenti che raccontano certamente un genio, certamente un grandissimo artista, ma anche una persona. Perché, ecco, per esempio, signora Castelli, che questo testo, che poi è pubblicato dalla edizione Sabine, è questa foto è una di quelle di cui lei parla, no? Insomma, una linguaccia. Una linguaccia, perché serviva comunque a livello espressivo a dirigere gli attori. E questa mostra, questo libro ci dice una cosa fondamentale, cioè che lui era un regista molto presente sul set anche con il suo corpo, no? Cioè lo metteva al servizio dell'attore indicandogli anche con pose che poi possono apparire divertenti e fuori luogo in certi casi, indicava però come fare, come andare avanti. La fisicità per un regista credo che sia tutto, e come i grandissimi artisti e registi in particolare, la direzione dell'attore, spesso magari un attore non professionista, richiede proprio un'immedesimazione, e questo in queste fotografie, in questa difficile selezione, perché chiaramente esistono migliaia, decine di migliaia di scatti nel mondo, e spero di essere riuscito a trasmettere questo. Io ne mostro ancora un'altra qui. Mentre chiedo questo, nella mostra c'è un inedito, è difficile trovare inediti su personaggi come Fellini, pure lei l'ha trovato. È La dieta dell'astronauta, esattamente cosa vuol dire? È un foglio di carta molto divertente che è uscito da un cassetto del più stretto collaboratore di Fellini, cioè il suo ufficio stampa storico, Mario Longardi, che ha avuto la gentilezza di prestarlo per questa mostra. Fellini viveva anche a Cinecittà, aveva questo appartamento vicino al Teatro 5 dove si riuniva con i collaboratori all'ora di pranzo. E negli anni Ottanta si raccontava delle varie diete di tutto il mondo. Un po' come oggi, diciamo. Un po' come oggi. La dieta, e cosa ha fatto Fellini mentre tutti parlavano di diete? Ha giocato con la dieta e quindi ha realizzato uno schizzo, una formula magica, assolutamente sì, anche dietologo, ed è in mostra fino al 28 febbraio. E la chiamò La dieta dell'astronauta. Tutto questo quindi alla Biblioteca Angelica fino al 28 febbraio, a partire da oggi, una mostra con fotografie per lo più inedite e certamente indimenticabili di Federico Fellini. Grazie a Simone Casavecchia. Grazie a voi. Buon lavoro. E adesso parliamo di mostra, un'altra mostra su un altro tema però, il rosa e il nero. Antonio